Buonasera dalla Casa dell'Energia, la prima puntata del 2019 di Nero su Bianco. Ovviamente tanti auguri ancora una volta a tutti voi e a tutti noi anche per questo nuovo anno, e come nostra tradizione abbiamo fatto il punto sull'economia nell'ultima puntata del 2018, e allora aveva inaugurato le nostre trasmissioni, e allora siamo così quasi a metà del nostro cammino, e allora salutiamo il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Buonasera. Bentornato. Buonasera. C'è il nostro direttore Greta Settimelli, buonasera. Piero Franchini, buonasera. Ci dovrebbe raggiungere Dario Paltoni, evidentemente ha avuto un fine anno un po' movimentato e allora i tempi... Bimbocciato. Esatto. Allora, sentiamo dal sindaco che bilancio, intanto si parte sempre così, no? Che anno è stato il 2018 e se ritiene soddisfatto, un anno che si è chiuso diciamo nel segno positivo per quanto riguarda il boom soprattutto della città di Natale, dei flussi che insomma Arezzo penso non ricordi di aver avuto. Ma non soltanto quello, il 2018 per me, per questa amministrazione e per certi versi un po' per la città, è stato un anno di svolta. Un anno di svolta nel corso del quale sono avvenute varie cose, tutte importanti per Arezzo. Direi che la più importante di tutte è stata la nascita o la trasformazione, ma direi proprio la nascita, la rinascita della Fondazione Guido d'Arezzo e la nascita della nuova Fondazione Arezzo in Tour. Questi due strumenti operativi che rispondono direttamente al Comune sono stati in grado di produrre una stagione culturale importante, una stagione di attrazioni in città che ha portato ad Arezzo veramente tantissime persone. Personalmente, essendo legato alla cultura, avendo lasciato per me anche la delega alla cultura, il fatto che ad Arezzo sia rinato un cartellone musicale d'eccellenza, Arezzo Classica, nell'ottobre dell'anno scorso, e tutta la serie di concerti che hanno costellato la nostra città a partire da quello del 4 febbraio per poi passare a quello del maestro Renzetti del 2 giugno, e l'opera all'anfiteatro che ha per due volte consecutive segnato il tutto esaurito, a me hanno riempito di gioia. Questa città si sta riconoscendo nel manifesto culturale che la giunta che ho l'onore di presiedere ha diciamo pubblicato. Tra l'altro devo dire che questa rinascita culturale si è portata dietro, e questa è forse la cosa più bella, tante iniziative che non sono nate dal Comune, ma sono nate direttamente da associazioni culturali diverse che in questo humus culturale rinato hanno trovato nuova linfa per proporre a loro volta cartelloni e iniziative sempre molto numerose, sempre qualificate, certamente e in quest'anno da coordinare con le nostre, in modo da fare evitare sovrapposizioni e portare a sinergia tutto il grande valore culturale che questa città è in grado di esprimere. Ma il 2018 è stato anche l'anno della famosa querelle relativa al bando periferie, nel quale questi 18 milioni ci sono stati prima dati, poi tolti, poi ridati, ci hanno fatto perdere un po' di tempo, ma alla fine siamo riusciti a consolidare questo credito, e senza mai smettere di credere nella possibilità del Comune comunque di finanziare le opere pubbliche per le periferie degradate, ci abbiamo messo del nostro, nel senso che abbiamo diciamo, creato una capacità di contrarre mutuo tale da consentire di coprire tutta la necessità di risorse che in un certo periodo di tempo, sto parlando dell'agosto e del settembre e dell'ottobre, il governo ci aveva negato. Purtroppo è stato l'anno anche di eventi luttuosi e tragici, come quelli di cronaca importanti che hanno attirato l'attenzione sulla nostra città e devo dire anche sulle condizioni di lavoro che spesso caratterizzano alcuni, molti purtroppo uffici. E, insomma, è stato un segnale di risveglio nei confronti dell'attenzione che ci deve essere nei confronti dei lavoratori. Comunque un anno, diciamo, al netto di tutto positivo. Saluto Davide Paltoni che ci ha raggiunto. Buonasera. Un anno che si è concluso con soprattutto sulla questione Arezzo Fiere, con la dimissione dei consiglieri che insomma rappresentavano Comune e Provincia di Arezzo. Allora, rivediamo questo servizio proprio su queste dimissioni, poi sentiamo ovviamente il sindaco e voi, ecco, su quello che vorrete chiedergli, perché è un tema insomma che in qualche modo è un crocevia anche per quello che sarà anche lo sviluppo di Arezzo in una struttura che, come commentavamo anche nella scorsa puntata, fa molta fatica. Vediamo.
È un vero e proprio terremoto quello che ha investito in questi giorni Arezzo Fiere e Congressi ed il suo presidente Andrea Boldi. Dopo le dimissioni nei giorni scorsi di 3 su 5 consiglieri, adesso sono rimasti appunto il presidente assieme al suo vice Elio Vitali in quota Regione Toscana. Ma è di queste ultime ore una presa di posizione netta proprio della regione per bocca dell'assessore Stefano Cioffo. Credo sia necessario ripartire da un punto nuovo per Arezzo Fiere, ha commentato nelle colonne dei quotidiani locali. Deteniamo il 40% di Arezzo Fiere, abbiamo chiesto più volte un piano che contenesse una proiezione pluriennale, ma continuava a non rispondere alle attese del corpo sociale. Una bocciatura, insomma, per Andrea Boldi, che arriverà a fine mandato ad aprile, ma evidentemente le condizioni per una sua ricandidatura non ci sono. Su questo tema anche il botta e risposta tra la vicepresidente del Consiglio regionale Lucia De Robertis e il sindaco di Arezzo. La prima chiedeva di non fare di Arezzo Fiere un terreno di battaglia e aspettare la scadenza. Ghinelli replica invece che la linea del comune è chiara e non c'è motivo di attendere oltre. La regione è stata altrettanto chiara. Chiediamo, ha detto Cioffo, che nel prossimo mandato venga individuato un direttore. Dovrà essere proprio la regione ad individuarlo. Non ci interessa la presidenza, che deve essere invece cercata nei territori. C'è però bisogno di qualcuno che rimetta in sicurezza rapidamente il conto economico. Al momento il deficit è di 2,5 milioni di euro. Allora, è una struttura, no, si spiegava con l'accordo con gli IEG che magari le cose cambiassero, la situazione non si è sbloccata, c'è dimmi pure. Posso aggiungere, vorrei chiedere quanto possa aver pesato, se ha pesato, il cambio di colore politico della provincia. Non ha pesato perché il grido di dolore che è venuto da una parte consistente dei partner, dei soci pubblici di Arezzo Fiere, cioè Comune, Provincia e Camera di Commercio, è iniziato nel luglio. Nel luglio Andrea Seregni, Alessandro Ghinelli e Roberto Vasai hanno sottoscritto una comunicazione che peraltro la Regione non ha sottoscritto, e quindi c'è stata lì in quel momento una distonia tra i desiderata della parte aretina e della parte, diciamo, regionale, circa il fatto che questo Consiglio di Amministrazione, che in quel momento aveva presentato un bilancio con varie criticità, non ritenevamo che fosse in grado di poter assolvere alle importanti modifiche che si andavano configurando nella compagine sociale stessa della società e soprattutto nei rapporti con IEG. Per cui allora fu sostanzialmente dato l'alto là al Consiglio di Amministrazione in attesa di chiarimenti, ma scrivemmo non toccate nulla, perché in questo momento noi abbiamo seri dubbi sulla vostra capacità di gestione di questa azienda. La Regione non volle sottoscrivere questo documento, tuttavia il 22 ottobre successivo, e quindi ancora prima che ci fosse il cambiamento ai vertici della provincia, nuovamente Vasai, Seregni ed io, e anche in quel caso la Regione, era presente l'assessore Cioffi, era presente l'assessore Buglia, era presente il capo di gabinetto Ledo Gori del presidente Rossi, in una lunga chiacchierata molto puntuale su quell'argomento, ci scambiammo un'opinione ancora una volta sostanzialmente negativa sull'operato del Consiglio di Amministrazione, soprattutto perché da luglio al settembre noi avevamo chiesto la produzione di un piano industriale che consentisse di capire come quel Consiglio intendeva uscire da questo angolo in cui si ritrovava. E quel piano industriale, presentato non in maniera ufficiale ma informale, non aveva i crismi tali da poter essere accettato. Tanto per chiarire un punto, sostanzialmente si proponeva di uscire dalla crisi con versamenti da parte dei soci. Okay. E su questo la Regione è stata chiara fin dall'inizio: noi ci abbiamo messo già tanto, non ci intendiamo metterci ancora altro. L'amministrazione comunale, sappiamo benissimo che non con la mia, da quando sono stato eletto sindaco io, ma da prima, l'aumento di capitale che era stato lanciato, mi sembra l'anno precedente o simili, non lo aveva sottoscritto, nonostante una dichiarazione, c'è una storia vecchia che comunque ci interessa abbastanza poco. Il fatto è che la gestione di Arezzo Fiere si legge abbastanza bene dai documenti prodotti, non è in grado di produrre una gestione, per l'appunto, che sia in grado di autosostenersi.
E questo l'ha notato prima di me, prima della provincia, prima della Camera di Commercio, la stessa Regione, che nel suo documento di economia e finanza del 2018 ha sostanzialmente molto criticato la gestione di Arezzo Fiere. Ora qui non ci sono fatti personali di sorta, c'è la presa d'atto di qualche cosa che non funziona troppo bene, sul quale, e devo dire, mi fa piacere che l'assessore Cioff a distanza di 3 anni abbia sostenuto quello che io sostengo da 3 mesi dopo che ero diventato sindaco, e cioè che questa gestione in mano a un consiglio che è di nomina certamente politica e non è un consiglio tecnico in senso stretto, aveva bisogno di un supporto manageriale. Io dissi, mi ricordo, ne parlai con Sereni nel dicembre del 2015, gli dissi, secondo me bisogna nominare un direttore. Ma la struttura può essere messa, cioè è una struttura funzionale per il sud della Toscana? Allora, una struttura che può rendere o è un peso reale? Allora, crisi, no? Bisogna rendersi conto delle dimensioni di questa struttura. Cioè Arezzo Fiere Congressi è un gioiellino rispetto alle strutture enormi di Rimini, alle strutture costosissime di Firenze, è un piccolo gioiellino, è piccolo ma è in grado di produrre tanta ricettività in termini di esposizione, in termini di congressi, in termini di convegni, in termini di spettacoli, però si tratta di trovarli, portarceli e far lavorare la struttura. Io ho sempre detto che alla fine dei salmi, se questo soggetto alla fine di un anno dovesse avere una perdita ovviamente non stratosferica ma anche modesta dal punto di vista dell'amministrazione comunale, può anche essere accettata purché abbia portato gente, ne abbia portato in quantità, perché al netto di tutto il resto alla città quello che serve è la frequentazione delle persone. Ah, sì, certo. Poi se Arezzo Fiere ce la fa a far pari con le spese, meglio. Se non ce la fa, ci si può anche mettere un contributo, ma si deve capire che c'è una storia che nel tempo fa crescere l'offerta e attira turismo, comunque diciamo soggetti. Questo purtroppo non è avvenuto. Tra le manifestazioni che più rendevano ad Arezzo Fiere c'era Forum Risk Management e non ce l'abbiamo più. Le fiere Orafe le abbiamo prese e le abbiamo affittate a un soggetto terzo, talché a un certo punto è venuto quasi spontaneo dire vabbè, ma visto che Italian Exhibition Group, che quando si è presentato aveva una certa compagine, e quindi comprendeva sia Fiere di Rimini che Vicenza Fiere, è in grado, perché è un partner importante nazionale su questo settore, è in grado di gestire anche tutto il resto, beh, poniamoci il tema se è oggettivamente da affidargli tutto. Poi l'operazione non è andata avanti, c'è entrata di mezzo separatamente la Regione che ha stretto un protocollo d'intesa con IEG e con Arezzo Fiere, dal quale sono stati esclusi sia il Comune che la Provincia che la Camera di Commercio, quindi c'è stato un po' un ingarbugliamento, diciamola sinceramente. Oggi dobbiamo tirare però le fila di tutta questa vicenda, altrimenti rischiamo veramente che con i debiti che questa società ha salti, e non ci possiamo permettere di perdere questo gioiellino. Poi c'ha delle criticità, l'auditorium deve essere reso antincendio, esatto. Cioè, però si risolvono. Sì, sì. L'importante è avere un disegno, ecco, noi questo disegno purtroppo non lo abbiamo letto. Ecco, Boldi qualche mese fa, no, quando fece quel comunicato lunghissimo, diceva io ho trovato una situazione molto grave e il debito è stato ridotto sotto la mia gestione. Questo glielo riconosciamo? Lui ha sicuramente preso in mano una situazione grave, ma non mi pare che sia... Ma poi lui, in realtà, lui non è il padre padrone, lui è il presidente di un consiglio di amministrazione che contiene anche altri soggetti. E tra l'altro qui diamo anche la chiave di lettura di queste dimissioni. Allora, i consiglieri che si sono dimessi, ai quali va tutta la mia stima e, come dire, supporto, a un certo punto si sono resi conto che era difficile per loro intervenire nella gestione della cosa Arezzo Fiere. È stato il presidente... Ma lui perché non si dimette? Non lo so. Ma non gliel'avete chiesto? Io con Andrea Boldi ho avuto all'inizio un momento un po' ruvido, che poi si è risolto grazie a una persona che ci ha messo intorno a un tavolo e devo dire che con lui avevo ritrovato un'armonia. Poi, per motivi che mi sfuggono, negli ultimi mesi lui si è infuriato, ma non ora, io parlo già dal settembre, ottobre, si è infuriato, perché evidentemente è trapelato che non c'era una perfetta, come dire, condivisione di quello che lui presentava a livello di bilancio, e da quel momento, secondo me, non è stato nemmeno conseguenziale nelle azioni, perché è evidente che se vuoi uscire da un momento di crisi devi proporre cose che riescano a risolvere la crisi, e lui non è riuscito a farlo, ma non ha avuto nemmeno, questo lo posso dire,
la come dire, autocritica o l'umiltà di dire vabbè, io non ci sono riuscito, mi faccio aiutare, anche perché c'è stato un momento in cui la presidenza era comunque, si era pensato di salvarla dandogli il ruolo di una presidenza, cioè di una presidenza e non di una direzione, mettendogli accanto un personaggio che fosse in grado di trovare le soluzioni a quei problemi. Di fatto questo non è avvenuto, c'è stato anche uno sfilacciamento sulle volontà dei singoli, per lungo tempo non si è riusciti a parlare, io ho convocato due volte riunioni con provincia, con la Camera di Commercio, Comune e Regione, la Regione non si è presentata perché non c'era tempo, perché non collimavano gli orari, come sta di fatto che abbiamo parlato con provincia e Camera di Commercio e ci siamo ridetti sempre le stesse cose. Siamo arrivati da poco a rimettere intorno a un tavolo tutti, Regione compresa. Pubblicità. Eccoci tornati alla Casa d'Energia con il sindaco Alessandro Ghinelli. Piero, di cosa parliamo? Sì, io vorrei un attimino anch'io dire qualcosa in proposito di Arezzo Fiere, che io ho vissuto un po' dall'interno, diciamo, perché essendo stato consigliere della Camera di Commercio, chiaramente c'è sempre passata da vicino questa storia appunto dell'Arezzo Fiere, che devo dire che secondo me era nata male. Perché? Perché molti sono stati momenti in cui effettivamente ci sono state delle criticità, ci sono stati dei disaccordi soprattutto tra come gestire Arezzo Fiere. E mi ricordo che ci sono state sempre un po' di discussioni tra chi rappresentava chi, e quindi la provincia, il comune, eccetera, eccetera. E quindi ecco, e diciamo che però nessuno ha poi influito tanto da poter dire ecco ora vediamo qual è la strada giusta. Di fatto sono state queste dimissioni che poi hanno aperto la strada, insomma. Esatto, sì, perché chiaramente ci volevano queste dimissioni, perché onestamente tanto lì non era... Il sindaco dice di no, secondo me il colore politico un pochino... L'accelerato. Ma non lo so, della provinciale, cioè, io credo che le persone di buon senso, di fatto, i tempi hanno un po' coinciso. Quindi... Credevo che le persone di buon senso, però, lì dovevano forse averlo fatto anche prima, perché onestamente ci sono stati dei momenti, e ora tanto ve lo dico chiaramente, le punturine ne sono state fatte tante. Ah, beh, certo. Lo sappiamo. Perché appunto anche la Camera di Commercio, noi di aiuti ne abbiamo dati tanti. Però era come buttare l'acqua, diciamo, nel fiume, che col secchino se buttavi l'acqua nel fiume. Però è un'acqua pubblica, no? E quindi sì, lo so, però chiaramente il discorso, Greta, è questo, che... Sì, probabilmente, è chiaro. Ma posso intervenire? Sì, sì, prego. Su questo argomento io vi porto un contributo anche io. Sulla questione del finanziare o meno la società per farla crescere, per fargli svolgere correttamente questo compito, in tempi non sospetti, cioè quando io avevo chiesto di nominare un direttore, avevo anche dato la possibilità, concordata anche con gli organi amministrativi che si occupano di bilancio, di commutare il credito IMU in finanziamento alla società. Cioè devo avere 300.000 euro l'anno di IMU? Benissimo, non me le dai e te le lascio come finanziamento per svolgere il compito che tu devi correttamente svolgere. Però per farlo ti chiedo di darmi un piano industriale che mi dimostri come con queste punturine, come le chiamate tu, o con quelle che gli faceva la Camera di Commercio, tu esci dal guado. Perché se tu mi devi rimanere dentro e le punturine servono soltanto a tappare i buchi, allora no. Sì, ecco, però devo dire che anche probabilmente questo fatto di non aver trovato mai questo accordo appunto tra, diciamo, il dare e l'avere da parte dell'amministrazione comunale è stato anche questa una cosa che ha pesato perché quindi il finanziamento soci che non è stato mai sottoscritto, dall'altra parte, ecco, voglio dire, noi io ogni tanto ci trovavamo di fronte chiamiamole così delle cambiali da pagare e quindi dovevamo per forza di cose, perché sennò a quest'ora non c'era più, ma c'era stato un fallimento probabilmente, no? Quindi ecco, io dico che ecco, magari chi è che
io ho visto passare di lì tanta gente, perché tra l'altro io lì ci sono stato tanti anni, quindi, perché da quando è stata costruita appunto la Camera di Commercio, quindi da quando è stato costruito tutto l'ambiente. E quindi ecco, ne è passata tanta di gente che probabilmente certe volte noi stessi abbiamo detto: ma a me questo mi sembra che non sia all'altezza di essere qui. Ecco, quindi, o anche perché purtroppo tante volte non sempre trovi gente giusta a rappresentare il pubblico. Perché? Sì, quelle poi sono nomine politiche. Ecco, quindi, appunto, detto, quindi, ecco, e quindi ecco, noi abbiamo trovato delle difficoltà anche da chi rappresentava la regione, da chi rappresentava. E quindi certe volte, per dire, ecco, ci sono state appunto delle cose che anche a noi ci hanno fatto molto innervosire, perché nei consigli di amministrazione appunto della Camera di Commercio noi ne abbiamo parlato spesso e in modo certe volte anche, diciamo, nervoso, insomma, ecco, perché non si capiva perché doveva continuare così. Allora, Davide, non so se vuoi uscire da questo tema, tra l'altro ne hai già parlato nell'altra puntata. Ti voglio chiedere, ecco, siamo nel 2020, si rivoterà, no? Di nuovo, sì. Quindi siamo oltre la metà del mandato. Come giudichi questa amministrazione Ghinelli? Ma devo dire, allora, che secondo me non obiettiva, cioè, se mi devo basare su eventuali proteste oppure su quello che fa l'opposizione, su contestazioni, bisogna riconoscere che effettivamente non c'è nessuna contestazione, non c'è nessuna protesta e non c'è nessuna opposizione. Qualcosina sì, dai. Dopo vedremo le menze, la vedremo tra poco. Sì. Qualche comitato è nato. Sì, però voglio dire, io credo che... L'opposizione ti do ragione. No, ma in genere bisogna riconoscergli. Okay. Poi la minoranza si è vista sui lecci. Lecci c'è stata una... Sì, però insomma, Arezzo è una grande città e io vedo tante altre grandi città. Per esempio, proprio in questi giorni c'è il sindaco di Pisa che già si sta facendo riconoscere per i suoi aspetti, l'appartenenza alla Lega, ma direi estremamente negativi, perché ha preso delle posizioni anche ideologiche. No, devo riconoscere che effettivamente il nostro sindaco, pur guidando una giunta di centrodestra che contiene la Lega, lui si barcamena molto bene, cioè, è molto democristiano in questo. Invece molto democristiano. Ma mi immagino che avere la Lega al governo e avere non sia poi così scontato, no? Quindi, insomma, perlomeno per ora non abbiamo visto queste sceneggiate sui bambini stranieri, sulle mense, insomma, queste cose ce l'ha, devo riconoscere, ce l'ha risparmiata, e questo lo ringraziamo, perché credo che sia una grande dimostrazione di civiltà e di, insomma, ecco. Grazie. Anche intervento buonissimo. Dopo gli devo fare una critica, la faccio anche subito. La spiegazione non è il barcamenarsi, ma è l'avere una linea di indirizzo condivisa e tutto sommato innovativa per certi versi. La Lega ha le sue idee, lo sappiamo tutti, e le professa a livello politico non solo ad Arezzo, in Toscana, in tutta Italia. Io ho la fortuna di avere un assessore della Lega che è una persona intelligente, per cui quando si va ad affrontare certi argomenti usa il cervello, certo, usa anche l'appartenenza, quindi non gli vogliamo togliere... Perché quell'altro non lo usano. Ma spesso si sentono, no, dei comportamenti eccessivi. Ecco, la tizia Anesi non li ha mai avuti. E il fatto poi stesso che si stia sacrificando, perché fa una vita, io la Tiziana veramente non so come faccia, perché lei... sta ad Arezzo due giorni la settimana, il lunedì e il venerdì. La Lega c'ha anche cinque consiglieri in consiglio comunale, con i quali si discute, presentano emendamenti, presentano le delibere che propone la Giunta, presentano interrogazioni, ma sempre nell'ambito di un confronto civile. Quando la Tiziana proprio una cosa non le va giù e non la vuole votare, va a prendere un caffè e non mi vota contro. Cioè, c'è un modo di affrontare le cose da persone mature, e io devo ringraziare la mia giunta, che è tutta di persone mature, alcune anche molto giovani, però in realtà si va tutti nello stesso verso, si rema tutti nella stessa direzione, non ci sono protagonismi personali, questa è la cosa più importante, si lavora tutti per un unico risultato, che è quello
di migliorare la nostra città. Ci riusciamo, non ci riusciamo, lo devono dire i cittadini. Io credo che il cambiamento si sia percepito, ma io lo percepisco anche da un'altra cosa. La gente è tornata ad essere orgogliosa di essere aretina, non ha più quel basto sulla schiena che aveva ai tempi di Banca Etruria o ai tempi della crisi dell'oro del 2008. Ci stiamo cominciando a ritornare ad essere contenti di stare, di vivere ad Arezzo. E questa secondo me è la cosa, il risultato migliore che abbiamo prodotto finora. Poi ha avuto anche un'altra fortuna, che è quella di non aver avuto un'opposizione un po' velenosa, perché effettivamente sembra che siete tutti dalla stessa parte. Veramente in consiglio comunale gli attacchi sono, a ogni consiglio comunale ci sono delle prese di posizioni. Però, ecco, come dire, di posizione, dai. E sono sterili, dico, no. Non fate niente. Veramente. appunto, non c'è l'opposizione. Se questa è la critica. Cioè, su una delle vicende più, secondo me, che insomma, non dico non l'hanno fatta dormire al sindaco, però quasi, che è il discorso della sede della Polizia Municipale, l'abbiamo visto da Forza Italia, la levata di scudi che forse da un consigliere. Gli ha fatto. Sì, però quello è, la targa è quella. Giustamente le sue idee le propone, insomma, no, mica ma per Kabul, dire che probabilmente, cioè, tra le cose che più possono averle dato fastidio, io annovero quella, non certo detta il sindaco retino, non fa nulla. Che uno dei mia m'abbia detto contro. Ma si è discusso. Poi si è sposata parlato dall'opposizione, però cioè, nel senso, io si è dovuto rinvigorire il Dringoli, insomma. Perché ogni tanto sì, l'abbiamo avuto già, l'altra volta c'era. Ecco, questa sede scorso, della municipale in quest'anno, la vedremo concretizzata? La vedremo e mi auguro proprio di sì, il bando è già uscito, ecco. E non è ancora stato individuato il soggetto che farà questa operazione da un punto di vista finanziario e imprenditoriale, ma le carte ci sono tutte per avere lì una sede della Polizia Municipale degna di questo nome. Cioè, io a me non piace prefigurare le cose, mi piace dirle e accertarle quando sono ormai quasi realtà, quindi come verrà non ve lo posso dire. Ma sono sicuro che le carte da spendere ci sono tutte per fare un buon lavoro. Se effettivamente ingegneri, impresa, soggetti economicamente rilevanti faranno bene il loro lavoro, ne verrà fuori un oggetto importante in una zona calda, ma con tutti i servizi messi opportunamente per funzionare bene. Ci sono gli abitanti di intorno che sperano che i vigili urbani e vengano dotati di elicotteri perché o droni, perché se no lì dice che con le macchine è molto più difficile arrivare. Arrivano. Io lì ci sono, diciamo, di casa, quindi e li sento, no? Quindi ecco, e lì verranno sicuramente con l'elicottero, perché lì con le macchine come faranno ad arrivare? Da dove entrano? Proprio a Saione, questi benedetti 8 poliziotti, insomma, comunque forze dell'ordine in più, il sindacato di polizia, dico bene, sì, Fabio, autonomo, il sindacato autonomo di polizia, ha fortemente contestato questa scelta perché ha detto... Dice che ancora sono 12 meno. Oh, esatto. Perché sì, sul turno... No, perché sul turno... Rispetto ai pensionamenti, che erano 20, allora, mi pare. Questa è una vecchissima storia. Noi abbiamo avuto, noi intendo, l'amministrazione pubblica ha avuto il blocco delle assunzioni per tanti anni. Oggi che si riparte con le assunzioni, faccio presente che il Comune negli ultimi 3 anni ha assunto più di 60 persone e altre 30 si propone di assumerne in questo e nel prossimo anno. 90 e forse più assunzioni in un triennio sono una... cioè il Comune di Arezzo è il più grosso assuntore sul territorio. Però aspetta. Alla fine dei salmi noi forse avremo pareggiato il turnover, forse. Non è detto che non si rimanga comunque sotto, ma perché? Perché per tanti anni non si è assunto, cioè quello che si assume oggi riesce appena appena a far pari con quelli che vanno in pensione. Questo vuol dire che è in sofferenza l'amministrazione pubblica, quindi anche le forze dell'ordine, ma non ci si può, cioè ci si lamenta, giustamente ci si lamenta, ma più di tanto non si può assumere, l'importante è che si assuma, è quello che sta facendo Salvini. Allora, ci fermiamo un attimo, poi sentiremo il nuovo prefetto sui dati anche, no, dei reati. Sì, l'hai intervistato proprio tu, se non sbaglio, dopo la pubblicità. Eccoci tornati, allora, siccome abbiamo fatto l'accenno alla sicurezza, proprio tu Greta, no, hai sentito il nuovo prefetto nel momento degli auguri, sì. Anna Palombi, anche sui reati legati agli stupefacenti.
Sì. Vediamo. Sì, no, tra l'altro, sindaco, queste classifiche che una volta andiamo su, una volta andiamo giù, come diceva Piero nell'ultimo puntata dell'edicola, non è che le classifiche vanno sulla ruota panoramica, quella del prato, magari una volta sopra, una volta sotto. No, perché poi anche gli aretini, comunque, che ovviamente in questa città ci abitano e ci vivono, dicono ma come, cioè, una volta viviamo bene, una volta viviamo male, una volta si scende, una poi volta c'è Milano sale. Prima per qualità della vita, perché qualche dubbio. Anch'io, seri dubbi, mi tengo stretta la mia Arezzo. Qualità della vita. Si sta nella ruota, capito? Quando si sta alti. Per carità, però la qualità della vita. Poi c'è stata la polemica dei sindaci, se non sbaglio, tra i sindaci delle vallate, quindi tra cui Cortona, perché sui dati, insomma, specialmente quelli turistici, c'è stato uno scambio, molta risposta con l'assessore Comanducci, insomma, cioè non riusciamo mai forse ad avere una fotografia vera e come dire, aderente alla realtà. Io penso che i cittadini la cosa migliore che possono fare a livello di sicurezza, oltre a leggere quello che scrivono i rapporti della prefettura o quello che indicano i giornali come classifiche della qualità della vita riferite alla sicurezza, vadano in giro e se lo domandino. Cioè che Arezzo c'è, ancora sul Pionta ancora non è del tutto risolto, ma Guido Monaco è risolto. Sì. Campo di Marte è risolto. Ni. Beh, insomma, le gallerie di Campo di Marte, io ci sono restato perché dovevo mettere una firma da un notaio, sono rinate. Dopo la cancellata. Ragazzi, vanno presi provvedimenti, quelli che ci consentono di eliminare il cattivo uso degli spazi pubblici o privati. Il giardino di Campo di Marte, se lo SNI è quello, forse puoi aver ragione, ma di fatto si è un po' ripulito tutto. Se andate a Saione, cioè in via Piave, via Nazario Sauro, via Trasimeno, si sta meglio ora che 2 anni fa. Questo me lo dicono i negozianti, me lo dicono gli abitanti. Certo che non si è risolto tutto, certo che se va in televisione una persona che lei ha subito una violenza diretta dall'immagine che Arezzo e non si sta bene perché lei ha preso 2 schiaffi, mi dispiace per lei se li ha presi, sono solidale con lei perché non li doveva prendere, ma non è che lei rappresenta 100.000 abitanti, vediamo di capirsi, perché se no si fa una misura di un pezzettino e la si estende al tutto e non è così. Non finiremo di continuare a sostenere la sicurezza per i nostri cittadini con la polizia locale, con i carabinieri, con la polizia municipale, con la guardia di finanza, con l'esercito se ce lo mandano. No. Se ce lo mandano, ma no a Saione. Io spero di no. Ma no a Posso Saione. Dire che spero di no? E vabbè, ognuno la pensa come vuole. No, io spero di chiesto. No, perché voi dite che no, però i giornali continuano a dire che arriva questo esercito a Saione, tu si fa le interviste agli abitanti. Allora, tu sei giornalista professionista, sì, sì, no? Sì. Ecco, domandati chi c'è iscritto all'ordine, perché continuano a dire una cosa che io ho smentito più volte. Esatto, che tanto qui l'abbiamo sentito da... spesso chi è iscritto all'ordine. La categoria è la vostra, io sono ingegnere di professione. Anch'io sbaglio, Morandi ha sbagliato a fare quel punto. Voglio dire, ognuno, però bisogna poi assumersi le responsabilità. Io non ho mai parlato di esercito a Saione. Ho chiesto 12 unità per presidiare gli obiettivi sensibili, che non sono Saione, no. Sono altri. No. Ammesso che il Ministero degli Interni riconosca che ad Arezzo ci sono obiettivi sensibili. Se lo riconoscerà e ci manderà questa gente, io sarò molto contento, perché una parte dei servizi che oggi fanno carabinieri, polizia, polizia locale o guardia di finanza li potremo destinare a zone diversamente servite. Quindi, come ha detto il questore, che è stato lapidario, più siamo è meglio. Sì, no? Lui è molto pratico. Allora, sul Pionta, no, perché c'è stata in questi giorni, ci è arrivata anche una lettera del collega Giorgio Ciofini, che gli è capitato, faceva delle foto al Duomo Vecchio, è stato circondato da 4-5 insomma, personaggi. Era successo perché anche andava a pigliare immagini. Però uno che non è libero di andare al Pionta e fare una foto. Ragazzi, questo è quello che si paga in termini di convivenza con un sistema di spacciatori che ancora è presente. Io non ho detto che il problema sicurezza è risolto, ho detto che è migliorato. Abbiamo un problema di spaccio, lo sapete benissimo, che lo butti fuori da una parte e si attesta da un'altra. Certo, sì, sì. Hanno cominciato anche in via 25 Aprile a spacciare e abbiamo mandato lì le pattuglie a fare i controlli. Adesso si stanno concentrando sul Pionta, abbiamo ripulito, illuminato, mandiamo le pattuglie a piedi dentro. Si sta rallentando anche lì, non so dove andranno a finire, ma fin tanto che ci sarà la domanda di infatti, adesso sostanze delle buone stupefacenti,
ci sarà un'offerta, riguarda... c'è poco da fare. No, proprio la sensazione che sia un luogo, capito? Cioè un luogo quasi, sì, quasi extraterritoriale, colpa... che non sei... Cioè la sensazione a volte che dai è questa, su quella pinetina, su insomma... sono dei luogo, punti purtroppo... che purtroppo è rimasto così. Sì, sì. È rimasto comunque così perché una pattuglia fa un giro e quando non è in un posto quel giro non è presidiato. E se c'è qualcuno che spaccia e vai a riprendere un'immagine, ti metto nel mezzo. Ora, non è che uno non deve prendere immagini, perché sarebbe una limitazione della libertà, non solo di informazione, ma anche personale, come è successo alla signora che citavo prima. Però è evidente che chi delinque e vede un soggetto, qualsiasi soggetto, che riprende un'immagine, gli va addosso. Certo che anche la pattuglia però che risponde... Perché al cioè, fine la pattuglia siamo... non della, dei vigili, della polizia locale, ma della polizia, non ci possiamo fare niente. Cioè, non ci possiamo fare niente perché non siamo più padroni in casa nostra. Esatto, non la risposta vero, è stata questa. È sì. Occorre lavorarci. Cioè, noi stiamo stressando, io lo devo dire purtroppo, e li ringrazio pubblicamente, stiamo stressando la polizia locale perché sta facendo turni di lavoro veramente molto stressanti. Si sono inventati anche per consentire di allungare il servizio il 21-3, cioè questi, una serie di vigili monta in servizio alle 21 e smette alle 3, il turno regolare smonta l'una, quindi hanno aggiunto 2 ore di servizio in più per coprire una parte della notte. Ora d'inverno lo si percepisce poco, ma d'estate, quando la notte è lunga, si fa le passeggiate, serve quel... Ma non c'è verso quelle proprietà, no, che... da anni si parla, no, di ASL, armonizzare, sì, tra le, i vari enti che sono proprietari, no, di quegli immobili. Pionta, complicata la cosa, complicata perché anche la risorsa, diciamo, da mettere non è infinita. Vi faccio un esempio, la parte comunale è già recintata, se altrettanto facesse l'azienda sanitaria locale, altrettanto facesse l'università, tutto il Pionta sarebbe perimetrato, con poche entrate e uscite, controllabili con facilità. C'è un problema di risorse lì. Cioè loro non hanno risorse per farlo. Non da destinare a quello. Allora, sentiamo il prefetto. Sì, il prefetto. I reati, secondo questa classifica, sarebbero in calo, non quelli però relativi allo spaccio di droga, purtroppo. Sì, è vero questo, non quelli relativi allo spaccio di droga, però siamo quintultimi, come già sapete, ma questo non vuol dire che siamo... ultimi nella classifica, perché non si contrasta questo fenomeno, anzi tutto il contrario, dovremmo essere i primi, no? Perché quello è basato sulle denunce che sono state fatte, su quello che le attività che i risultati hanno portato, le risultati delle attività delle forze di polizia che hanno portato, e quindi al contrario è un dato positivo, insomma. Ci disse chiederò uno sforzo alle forze di polizia che comunque già fanno molto per questa città, com'è andata? Ma l'ho chiesto, lo chiedo sempre ad ogni comitato, ma anche quando ci vediamo così tra di noi, insomma, perché ritengo che è vero che ci sono tanti problemi, non da ultimo risorse di mezzi, di uomini eccetera che mancano. Però io penso che la persona, il cittadino che si trova e vede, che si trova per le strade e vede la macchina della polizia o dei carabinieri, ma anche della polizia locale, penso che stia più sicuro. Io questo penso. Molto semplicemente, cioè, anch'io quando vado in giro e vedo le macchine della polizia o comunque delle forze dell'ordine, penso che ci sia una protezione, ma una minima protezione, e questo secondo me è già un piccolo deterrente. Beh, sindaco. Il prefetto ha giustamente sottolineato come dipende come si leggono i dati. Cioè, avendo davanti il resoconto 2017 concluso, 2018 quando abbiamo parlato in Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, era, mi sembra, il 18 di dicembre, quindi quasi a fine anno, manca l'ultimo pezzettino. Si è notato con chiarezza che c'è stato un aumento degli interventi rispetto allo spaccio di droga. Se uno legge questo, ci sono più interventi, quindi il problema è aumentato, non ha capito niente, come qualche vostro collega purtroppo ha commentato. Ce l'ha spiegato con chiarezza il procuratore Rossi. Il fatto che ci sono più interventi sta a significare che c'è maggiore attenzione sul fenomeno.
a parità di dosi spacciate c'è un maggior numero di interventi repressivi, il che vuol dire che il fenomeno è arrivato ad emergere, è arrivato ad evidenza, e le forze dell'ordine, la procura, la polizia locale agiscono per interrompere questo cerchio criminoso. Se si guarda invece i furti e se si guarda la prostituzione, si vede che sono diminuiti i reati. Quindi non vuol dire che si è intervenuti, però vuol dire che sono diminuiti. Però noi non facciamo... Di pochissimo, quindi non è che siamo, si sta benissimo, però sicuramente un miglioramento c'è stato. Se poi si va a fare un confronto tra questa città e altre realtà urbane in qualche modo simili, si scopre che ad Arezzo si sta molto meglio che altrove. Probabilmente i risultati delle classifiche lette in un certo modo o in un altro stanno proprio nell'interpretazione di questi dati. Però c'è un caso che è quello di Freddy Pacini, del quale non possiamo non parlare, secondo me, che insomma la dice lunga su come la sicurezza venga percepita e interpretata. Cioè, perché se si arriva a sparare, perché ora questi 38 insomma, episodi, che poi invece sono diventati 6 quelli denunciati. Comunque, secondo me questa vicenda dice una cosa su tutte, cioè che in Italia non c'è la certezza della pena. E questo... Ma questo lo dice anche quando si va. Sono tanti reati non denunciati. Allora, quindi... parte di reati non denunciati che sono già un fenomeno che andrebbe trattato a sé. Ma se noi guardiamo, dopo si parla del dramma di Monte San Savino, ma se noi guardiamo anche lo spaccio di droga, ormai lo spacciatore ha acquisito metodiche tali che gli consentono di essere fermato. Ma il fermo non viene convalidato in arresto perché ha la dose personale addosso e basta. Quindi è difficile per le forze dell'ordine evitare il fenomeno ed è quasi impossibile per la magistratura debellarlo. Dovrebbero essere cambiate le leggi. Questo Stato purtroppo per 20 anni, per 30 anni, è stato eccessivamente garantista. Certo, bello uno Stato garantista, mi ci riconosco perfettamente, ma quando poi c'è chi se ne approfitta, anche no. E questo è un tema. Il secondo è Freddy Pacini. Ma se uno decide, anziché di dormire a casa sua con la sua moglie, di dormire dentro la fabbrica, ma lo farà per divertimento, perché è un violento o perché n volte 6, 8, 18, 36, non lo so, hanno cercato di rubargli in fabbrica e questo si è costruito una piccola sicurezza economica lavorando? E lui vuol dire che si è sentito solo e si è messo a dormire in fabbrica. Il fatto poi che gli abbiano fatto l'ennesimo tentativo di scasso con lui dentro e lui abbia reagito sparando, non si sa se ha le gambe in aria, non si sa, si vedrà dopo che sono stati fatti i rilievi, dopo che sono state fatte le perizie. Però lì le vittime, l'ho sempre detto, sono due, chi è rimasto per terra e chi aveva la pistola in mano, perché lui non doveva essere lasciato solo. Questa è una dimostrazione di un fallimento dello Stato, l'assenza dello Stato a livello di sicurezza diffusa. Su questo non ho dubbi. Ed è il motivo per cui i sindaci erano presenti? Perché secondo me essere presenti a quella manifestazione, che ovviamente era un'iniziativa popolare, insomma non era una manifestazione ufficiale, con la fascia da sindaco, in un momento in cui ancora questa vicenda deve prendere i suoi contorni, se la motivazione è questa, condivido, è un'altra... Era solo questa... Un po' meno. È stata una manifestazione ordinata, c'è stato solo un momento all'inizio di slogan che inneggiavano alla violenza, ma sono subito stati zittati. Dopodiché è stata una manifestazione silenziosa, hanno parlato soltanto il sindaco della città dove è avvenuto questo dramma, ha parlato, se non ricordo male, un consigliere regionale e un deputato. Finito il chiasso, io non ho parlato, ero lì con la fascia. Lo dico anche sinceramente, perché aveva chiesto Margherita Scarpellini, vieni anche te, e io sono andato a mostrare e a portare la mia solidarietà. Ma a portare la mia solidarietà a un paese che ha vissuto un dramma, perché quello di Freddy Pacini è un dramma. E speriamo tutti che sia dimostrato che lui non ha sparato per uccidere. Sì. Pubblicità. Allora, siamo tornati dalla casa dell'energia e adesso attendiamo il cattivissimo David Falto, perché fino a ti sei scaldato. Ora vediamo un po'. Anche perché il Natale allora passa. Faccio brevemente una considerazione, sindaco. Allora, giustamente lei ha detto abbiamo chiuso le gallerie e siamo intervenuti sugli spacciatori, quindi cerchiamo di intervenire sulle zone di spaccio, ed è vero, è innegabile. Però non si sta risolvendo il problema. Ma soprattutto secondo me il Comune è assente sotto un altro profilo.
i servizi sociali. E perché ci sono, glielo dico da avvocato, ma glielo dico da cittadino, i servizi sociali, per esempio, quando una coppia ha problemi con i figli che usano stupefacenti e che magari non sanno veramente a chi rivolgersi, perché il servizio, secondo me, il comune ha tagliato troppo sui servizi sociali. E ad esempio mi risulta che ci sono due mattine che fanno questi incontri, no, il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio ne fanno solo 5, e chi prima arriva bene alloggia, il resto non solo. Quando si effettivamente è un servizio che molte volte viene oramai proprio evitato, perché tanto non serve a poco, oppure è difficilissimo riuscire a farsi seguire. Parliamo con gli assistenti sociali, si lamentano perché non hanno risorse, perché non hanno... Allora, io credo che il problema della droga sono sicuramente spacciatori neri che vediamo per strada, che poi sono anche quelli bianchi. Cioè, ma era la mia, era una provocazione. Ma io credo che il problema siano soprattutto gli italiani, e ahimè, secondo me ora la droga la consuma i giovani, i meno giovani, quindi direi tutte le generazioni, tutte le varie generazioni in vario modo consumano la droga. E quindi non è, si sta cercando, secondo me, di nascondere un po' è il problema sotto il tappeto, però poi ripeto, chi veramente dovrebbe aiutare le famiglie, perché spesso le famiglie da sole non ce la fanno, e anzi io mi è capitato anche nel lavoro di trovare situazioni incredibili in cui veramente non solo ha problemi i genitori, ma ce l'ha anche i figli e nessuno riesce a intervenire in queste situazioni. Allora io credo che invece di continuare a tagliare questi servizi e cercare di far cassa su questi aspetti e magari fare tanto, sì, è più facile anche forse da più tranquillità se togliamo tutti i ragazzi di colore da una certa zona, ma io credo che se potessimo veramente agire sui consumatori e non ci fossero i consumatori, tutto il resto non esisterebbe più. Quindi e qui credo che veramente siete abbastanza carenti. Poi c'è un altro aspetto che voglio dire, che ho detto da caro a Piero. È una Siamo curiosi. Allora, negli ultimi giorni mi risulta che delle pattuglie della Polizia Municipale la notte perseguono gli avventori del meretricio su strada. A caro a Piero in questo senso no, sindaco, vabbè, anche guardi, è collegato all'altro aspetto. A parte, non si devono perseguire. Io ho visto questi verbali, è possibile praticamente commutare la sanzione pecuniaria in una specie di ravvedimento, che sarei curioso di sapere che in che si tratta. Però sindaco, anche qui, perché arriva in onda la trasmissione, no, sindaco, io l'ufficio via Montefalco, no? Allora le volevo chiedere, che è una zona questa famosa. Sì, no, le volevo chiedere questa diciamo persecuzione del meretricio in strada è un prostituzione. Già l'aver usato il persecuzione la pone in una condizione quasi di accettabilità del fenomeno. No, aspetti quello che gli dico. Comunque di punizione del meretricio in strada, interdizione, dimostra una vostra sensibilità verso quelle signore, quindi le volete togliere dalla strada perché non respirino le polveri sottili, perché non patiscono il freddo e quindi preferite che si trasferiscano in degli appartamenti e non si vedano, oppure... Ora, non mi fate dire quello che non penso. Cioè, voglio dire, c'è una legge dello Stato o no che persegue a livello penale il meretricio? Lo sfruttamento e l'adescamento. Anche l'adescamento, giusto? Che poi rientra. Però anche la sì multa, o no? La multa è 450 euro. Allora, sì, la fece Beppe Fanfani. Il doppio. Ma siccome la presenza... No, ma viene multato l'avventore, non la prostituta. Anche lei si è colta in atteggiamento di adescamento. Allora,
Ma è vittima anche quando è stagno l'appartamento. Assolutamente. No, volevo dire che... Sì, lo sfruttamento certo è una cosa assolutamente esecrabile e condannabile. E il fatto che se ne voglia ridurre l'evidenza su strada fa parte di quella riduzione del degrado che ci viene chiesta da più parti. Che poi questo non risolva il fenomeno è pacifico. Cioè non ci provo nemmeno a dire che si risolve il fenomeno del meretricio su strada o non su strada, ma è un modo per tenere libero e sgombro da questo affare le strade della città, anche perché ci viene chiesto dai cittadini. Che ci dicono, sì, però, ma sotto sindaco, casa mia c'è sempre nella mia scala ci sono 32 che torna uffici. A casa da noi anche a lei. Sindaco, nella mia scala ci sono 32 uffici, oramai ce ne è rimasti di uffici, dice di uffici veri, ce ne sarà rimasti neanche la metà, la maggior parte sono occupati da trans, da massaggiatrici e ce l'abbiamo, io ce l'ho proprio accanto, gigano, no? Ce l'ho proprio accanto all'ufficio e non un immobile che poi i frequentatori cambiano. Come può intervenire? E le dico ultimamente è arrivato, qual è il problema? Come può intervenire il comune? Cioè, ma le vorresti su strada quelle che c'è intorno a casa? No. No, cioè, basta capisse. No, io volevo capire. Un po' di tono, secondo me. Però no, credo che... Sì, però, penso che hai finito, no? Vai. Sì, vabbè. No, volevo dire, rispetto al disagio sociale, e se vuoi per certi versi anche questo ci può rientrare in qualche modo, Certo. E cioè all'insoddisfazione di fondo che porta i ragazzi a bere, a drogarsi, i grandi ad aver bisogno di divertimenti che lo Stato definisce non legittimi o altro, sta in un degrado della società. Ora, i servizi sociali del comune fanno, forse si possono anche incrementare le risorse, ma non è che si cambia il problema. Cioè, l'aumentare il numero di assistenti sociali che possono fare assistenza alle coppie in difficoltà, in presenza di figli o altro, può aiutare ad alleviare un po' il problema, ma non certamente a risolverlo. La risoluzione molto lontana sta in un cambiamento di mentalità, in un atteggiamento diverso nei confronti della vita e del modo di passare il proprio, tra virgolette, tempo libero. I genitori dei ragazzi che vengono beccati in stato di ebbrezza forte, se non addirittura in coma etilico, spesso nei confronti delle pattuglie che li contattano per dire qui c'è il vostro figliolo, l'abbiamo identificato, venite a pigliarlo, vengono infamate le nostre pattuglie. Perché l'avete identificato? Perché lo lasciate stare? Cioè c'è quasi da parte delle famiglie, ora non tutte, saranno casi particolari, ma denotano un disagio nelle famiglie, di incapacità di gestire un fenomeno di difficoltà da parte dei figli. E se no i ragazzi non si sballerebbero con la vodka prima di entrare in discoteca. Cioè questi entrano in discoteca che sono già sbronzi e poi li completano il tutto. È un problema grosso, io l'ho sempre detto che io ritengo che il mio problema maggiore nei confronti di questa società ha risolto il problema del lavoro e ci stiamo lavorando perché con questo tema del turismo, della cultura siamo riusciti a creare nuove occasioni di lavoro, ma il problema numero due sicuramente è il disagio giovanile, soprattutto per gli effetti che produce, sicuramente per le sostanze stupefacenti, ma secondo me ancora di più. Perché è più facile trovarlo, perché basta trovare uno di 18 anni che ti va a comprare la grappa in supermercato, che è quello dell'alcolismo giovanile. Cioè persone che si annullano nell'alcol, ragazzi che sono drammatici. Allora, vediamo, qualche protesta c'è stata, tra cui questa la famosa supermensa. La supermensa, assolutamente. Tu l'hai incontrati, sì. Poi sono andati anche in consiglio comunale in seguito, però tu l'avevi incontrati prima, vediamo cosa ti avevano detto. Questo slogan identifica il volere del comitato Giù le mani dalle mense. Vogliamo che venga abolito il progetto della supermensa nel comune di Arezzo e vogliamo tenere in piedi tutte le cucine esistenti e riaprire quelle chiuse nel comune di Arezzo all'interno delle scuole. Per il bene di tutti e non per il bene di tanti. Con questo slogan il movimento Giù le mani dalle mense, i genitori dei bambini che frequentano le scuole comunali di Arezzo vogliono mandare un messaggio forte e chiaro all'assessore Lucia Tanti. Il centro unico di cottura per tutte le mense scolastiche del comune è un progetto che deve essere accantonato, non solo sospeso. Una posizione che viene condivisa anche da alcune insegnanti.
Sì, certo, sicuramente anche per noi il discorso delle mense è importante comunque e quindi insomma ci fa piacere tutte queste iniziative. Credo che avere delle mense nei vari punti anche vicino alle scuole sia una cosa importante comunque. I genitori chiedono un altro incontro all'assessore Tanti e soprattutto la risposta al documento già inviato all'amministrazione comunale. I prossimi passi saranno sicuramente una raccolta firme dove raccoglieremo le firme tutti i genitori, parenti, anche semplici cittadini d'accordo come noi contro il centro unico di cottura. Avevamo intenzione di fare una presenza al prossimo consiglio comunale. Ecco, il movimento si costituirà anche da un punto di vista giuridico? Sì, sì, sicuramente sì, si costituirà a breve e ufficialmente. Quindi diventerà un soggetto con cui il Comune dovrà interloquire? Esatto, esatto. E poi c'è stata appunto la presenza in Consiglio, l'opposizione che dice, siccome l'assessore aveva detto ancora non abbiamo deciso, l'opposizione dice allora perché non lo togliete dal piano delle opere pubbliche se non avete deciso? L'ipotesi è di quella di un project financing, se non ho capito male, no? E quindi ovviamente chi lo porterà a termine non penserà di gestire queste mense per 5 anni, sarà almeno un 25, certo, un 20? Certo. Ok, quindi se ci fossero poi delle problematiche, tornare indietro sarà praticamente impossibile. Cioè prima della fine ovviamente di questa, un po' come il modello della piscina comunale dove tante cose funzionano ma tante altre no, ora non entriamo nel dettaglio che non era il caso ma a breve pubblicheremo alcune cose su questo. Detto questo ovviamente poi tornare indietro diventa... Sì ma tornare indietro non deve essere un'opzione, cioè la scelta va fatta prendendo in esame tutte le componenti del problema. Se ci sono dei motivi, provati per essere contro una unificazione della cottura dei pasti per i bambini rispetto alla cottura in N posti diversi, ma con tutti i limiti che questo significa e comporta, ora al di là del fatto che oggi, già oggi, alcune mense sono al limite dell'accettabilità. Ma lei la mangerebbe una pasta che tiene 50 minuti la cottura? Non so perché 50 minuti la cottura. Perché io mangio la pasta, ma trovate un altro discorso. Perché nel caso i genitori di questa è una domanda che le avrebbe fatto un genitore, io mi faccio portavoce. Perché questi genitori dicono con la supermensa, ovviamente dovendo servire 56, 58 plessi, mi sembra una cosa 56. 56 è chiaro che non è che posso cuocere la pasta a mezzogiorno per tutti, no? La devo, ovviamente mi devo preparare prima i pasti. Quindi dice, sembra che ci siano dei tipi di pasta che tengono la cottura 50 minuti e che poi verranno serviti ai bambini. Magari è sicuramente tutto legittimo, cioè non dico che verrà servito, no? Abbiamo visto anche io non la mangerei e quindi non vorrei neanche che la mangiasse i miei bambini, ma soprattutto per le due mense. Se posso dire una cosa, questo tipo di pasta viene usata in tutti i ristoranti. Le due mense? Penserete mica che cuociono la pasta lì per lì. Ho fatto una domanda che avrebbe la fatto famosa pasta armata. Comunque, le due mense poi ristrutturate di recente, no? Se non sbaglio, spesi 30-40 mila euro. Ecco, e l'altra cosa che i genitori dicono, perché dobbiamo chiudere le mense? Perché sembrerebbe che ci siano delle prescrizioni sanitarie da parte della ASL. Sì. Per cui le mense non sarebbero... Innanzitutto le mense non sono in tutti i plessi scolastici, ma solo in una parte. Quindi ci sono comunque dei pasti trasportati. Nelle scuole dove ci sono le mense, ci sono dei sistemi di cottura, delle cucine, che sono da migliorare sicuramente, perché non sono più a norma. Io aborro questa allocuzione, che una cosa non è a norma. Però purtroppo non si può scherzare con l'igiene, e soprattutto con l'igiene alimentare, e soprattutto nei confronti di una categoria per definizione debole che è quella dei bambini. Allora, il pensare a una mensa unificata credo che sia una scelta che questa città fa oggi, ma alla quale ha pensato per anni. L'assessore Tanti mi ha ricordato, io non mi era, devo dire, passato di mente, che quando ero assessore ai lavori pubblici con Lugherini portai avanti un progetto di project sull'argomento, al termine del quale però il progetto che fu portato dal soggetto esterno che fece la proposta portava il costo del pasto, mi pare, tre volte tanto quello che erano le cucine. Per cui allora era direttore degli uffici tecnici l'ingegner Parenti, si decise, io e lui d'accordo, lasciamo perdere, mettiamo in un cassetto.
Però voglio dire, le regioni più evolute da questo punto di vista, che sono la Toscana, ma anche l'Emilia, l'Emilia Romagna, le mense unificate le conoscono da tempo. Ora noi siamo su questo percorso forse un po' indietro. Qualcuno dice, e sarà da dimostrare se è così o no, che le supermense non vanno più di moda, ma si tende a fare diciamo, unità di cottura separate e distinte, ma non 56. Primo perché non sarebbe economico, secondo perché comunque nel tempo, variando le normative, io ne devo cambiare 56 di piani cottura, cioè, di frigo, che 56, devono avere certe caratteristiche, 56 eccetera. Mezzo. E devo tenere sotto controllo 56 o quelle che sono unità nelle quali vengono fatti acquisti per preparare i pasti e tutto quello che gli sta dietro. Vista da lontano, la mensa unificata dà caratteristiche di igienicità e di qualità che sono indubitabilmente migliori rispetto a quello di una mensa di piccole dimensioni. Poi dipende cosa si intende per qualità. Io faccio l'olio, no? Sì. Te lo sai. Il nostro è più buono. Il nostro è più buono, il tuo è più buono, dici te, ma insomma. Però l'ho portato per anni in un frantoio dove per fare l'olio si usavano i fiscoli e le presse. Anch'io. Dove viene? Più buono. Dove dicono i nonni. O vaglielo a spiegare all'ASD. Esatto. Che non è affatto igienico. E quindi oggi si usano sistemi più industriali, sì, a ciclo continuo, che non prevedono l'uso del fiscolo e della pressa. Mm-mm. Cosa vuol dire questo? Che non sempre il più buono coincide con l'igienicamente più corretto. Ora, io credo che se i colossi nazionali che si occupano di alimentazione, e di alimentazione diciamo per grandi numeri, specialmente per le scuole, per le mense aziendali, eccetera, danno delle garanzie sulla qualità del prodotto, noi siamo portati a crederci. Poi, se è possibile pensare a un progetto alternativo, grosso modo a pari costo, non pretendo che costi esattamente uguale, ma che può consentire di mantenere quella specificità che forse è quello che le mamme oggi cercano, vedremo se è possibile di farlo, ma dovremo confrontare le cose prima di cominciare. Ci dovremo convincere o dell'una soluzione o dell'altra. Questa è la tesi dell'assessore Tanti che riporto io per lei. Poi, una volta presa la decisione, si va in fondo. Ah, vabbè, questo... Non è che dice si prova, si arriva a metà, poi dice no, la pasta asciutta non sa di nulla e si ritorna indietro, no? No. Allora, piego l'ultima domanda, magari sì, sull'anno nuovo. Non so. Visto che appunto si parla di bambini, visto che quando si invecchia e si diventa bambini, appunto io, e visto che siamo anche intorno alla Befana, sì, io mi voglio fare dal sindaco delle promesse. Delle promesse? Delle promesse, sì, esatto. Ecco, io non sono un promettitore. No, però in questo caso ci devi promettere. Vediamo. Cosa, ecco, se posso. In tutte quelle cose che sono in cantiere, che sono lì da fare con quei i soldi che sono avuti dal bando delle periferie, eccetera, eccetera, eccetera. Il sindaco cosa ci promette? Quali saranno le cose che verranno realizzate da qui al 2020? Ecco. Prima che mi finisca il mandato? Bravo! Ecco, perché. Vuoi una risposta vera? Perché dopo sennò dire che mandi. Per quale posso garantire, in modo da non essere smentito da un potenziale avversario quando farò la mia campagna elettorale. Quindi ci sarà una campagna elettorale? Questa è la notizia. Fammi rispondere. Sì, sì. Piero, manco una. Manco una. La più facile, sì, per me anche la più simbolica e la più importante, Piazza della Stazione. Ecco. Io per fare Piazza della Stazione bisogna fare degli scavi per mettere giù delle fognature. Trovo un sassino etrusco. Sicuro? Io mi fermo per 6, 8, 12 mesi. Quindi io non ti posso garantire nulla, perché abbiamo la fortuna di vivere in una città che ha una storia pregressa molto importante, rispetto alla quale tutte le volte che tu tocchi qualcosa sottoterra te sei fermato. Sì, ma la Lebole, la rotonda di Via Fiorentina. La rotonda di Via Fiorentina potrebbe essere. Lavoro molto lungo, l'abbiamo diviso in due stralci funzionali. Il primo sarà la realizzazione di una rotonda che, essendo a raso, dovrebbe consentirci di farlo senza scavare troppo, perché il tema sono poi sempre gli scavi. Giù c'era Marco Pereira. Bravo. E allora potrebbe essere un problema qui. Qualche cucino. Allora, la cosa più facile è quello che io dico all'assessore Gamurrini da quando si è cominciato il mandato e che ancora non è partita però. La cosa più facile era il collegamento tra la Casentinese e via Bonconte da Montefeltro. Sì. È un pezzo di strada dritta,
lunga 700 metri, parte da una rotatoria che esiste già, dove c'è già l'invito, finisce con una rotatoria su via Conconti a Montefeltro che è da fare, ma è relativamente semplice. Le procedure comunali ancora non l'hanno fatta partire. Siamo addirittura d'arrivo, ci sono i soldi, c'è il progetto, credo che ci sia in corso già la gara d'appalto, arriverà il giorno in cui si affideranno i lavori, sarà nel 2000, quest'anno, 2019, e io mi auguro di vederla finita, posso dire entro fine anno, entro gennaio 2020, entro febbraio 2020. Ecco, quella penso che, essendo una strada tutta di superficie, non mi crei intoppi tali da non poter garantire che quella sarà completa entro fine mandato. Ricordati che però se tu ti ricandidi, l'avversario ti potrà dire che non hai fatto niente. Ti dici, non prometti niente, no, ma lui ti dirà che non hai fatto niente. L'inizio dei cantieri, e quindi bisognerà che invece, l'inizio dei cantieri sarà indubbiamente rapido e nei primi mesi di quest'anno si arriverà a veder partire i cantieri. Sul fatto che se ne riesca a vedere la fine non lo dico, ma sono ingegnere e so quello che dico, è un po' un terno al lotto. Dipende che impresa trovi, dipende da cosa trovi quando fai gli scavi, dipende talvolta, ma insomma non in maniera determinante, le condizioni meteorologiche, dipende soprattutto dalla volontà dell'azienda che fa il lavoro di arrivare in fondo. Allora, siamo alle battute finali, ma si candida il sindaco alle... L'ha detto. Non ho detto nulla. Come no? Sì, ha detto la campagna elettorale. Ho fatto non ha detto se è quella comunale o regionale. Una prefigurazione. Siete forti. Regionale non ci riguarda. No, ci riguarda. Magari sì, ma no, non ci riguarda per il lavoro di Lo sapete tutti che in quest'anno ci saranno solo in Toscana 188 elezioni comunali, più le europee. Che cosa uscirà fuori come quadro politico da questa tornata elettorale così complessa? Non lo so, me lo posso immaginare, ma non lo so con certezza. In funzione di quello che accadrà in queste elezioni, ci sarà, secondo me, sicuramente una riconfigurazione del quadro politico nazionale, di cui inevitabilmente, in un modo o nell'altro, col quale inevitabilmente, in un modo o nell'altro, devo fare i conti. Velocissimo. E a quel punto sapremo. È immaginabile che ci sia uno scontro con qualcuno dei suoi assessori alle prossime elezioni? Uno scontro. Trovarsi uno scontro c'è. Avversario. Sì. Penso proprio di no. A chi pensi? No. Ora posso dire a chi penso. Penso proprio di no. No, quindi è escluso che la prossima giunta se la giochi l'attuale giunta, no? Come? Dipende. Due parti in lotta se ci sono siano degli espressione alberi di questa giunta. Ah, che uno faccia il salto della quaglia? Non il salto esatto. Se ci sono degli alberi da tagliare, probabilmente sindaco, non esiste, non è, cioè, non, dove salterebbe? Non esiste. Apposta, apposta. Salta ma rimane fermo lì, diciamo. La politica occupa tutti gli spazi, no? Quindi quando uno spazio è vuoto non è immaginabile, lei lo esclude. Ma lo spazio non è vuoto, ce l'ho già detto. Ma no, ma io parlavo su... Le forze politiche in gioco, da qui ci sono tanti alberi da tagliare, quindi tu... Vabbè, già ne sono stati tagliati diversi. Diciamo. Sì, vabbè, farli tagliare. Allora, dell'altro. Ma con detto che ha fatto pace. Ma io non ci ho mai detto. No, aveva visto qualche comunicato. No, sindaco, volevo chiedere io una ora, a parte le battute. Cioè, quando si arriva a Arezzo, ora noi le possiamo chiedere di sistemare, come ha detto lei, la ex Lebole, perché chiaramente però chi arriva ad Arezzo è orrenda, è orrenda quello spettacolo. Ma c'è un altro cantiere che è altrettanto orrendo e degradato, che è privato, io lo so, l'ex cantiere lì di Mancini con quei tre ruderi che c'è. Sì. Ecco, ma credo che addirittura quelli sono in procedura fallimentare. Lo so, sì. Ma trovate una. Cioè, è possibile che non riuscite. Andranno all'asta, ci sarà qualcuno che se li comprerà e ci farà degli uffici. No, ma non mi sembra che ci sia né aste, ma non è possibile. Cioè, l'amministrazione un po' anche rispetto a un'eventuale procedura, ma è trovare una soluzione. Non è possibile che chi arriva a Arezzo si trovi. Poi spesso c'è la fila, lì si trovano fermi lì e vedono sulla destra c'è di tutto e di più, perché veramente c'è una buca che si riempie, ma è veramente una cosa orribile. Una cosa è il decoro della proprietà privata, ancorché caduta in procedura fallimentare, per cui si può chiedere al curatore di procedere con il ripristino delle recinzioni o con la ripulitura dall'erba o da quello che può, questo può essere fatto. Circa la proprietà degli immobili e io. No, ma io non ho detto, ma. Vabbè. La sistemazione anche. Sì, vabbè. Cioè, si può arrivare a comprarlo. La Lebole è tutto trova fermo. Una soluzione, cioè, non si può arrivare a comprarlo se serve. Se non serve, so. Serve.
Cioè, dopo tutto quel che ho sudato io per questa faccenda della caserma della Polizia Municipale, mi vuoi far comprare la roba dei Mancini? Ma no, vuole scherzare? Ho detto che la ho capito, ma non lo so, vabbè, si sta lavorando per fare Arezzo la città del turismo, ma certo. Insomma non mi sembra che... Soprattutto l'ex Lebole, c'è qualcosa, l'ex Lebole si sta muovendo con molta difficoltà, però credo che siamo alle porte coi sassi, dovrebbe cominciare nei prossimi mesi. E le scale mobili? Che gli manca le scale mobili? Zitto, guarda. Sono scale immobili, tanto quelle sale rimarranno. Io ho visto, sono ricche, cioè, c'era qualcuna rotta, la riparano. Centinaia di migliaia di persone, come si dice, le scale mobili tutte rattoppate lì. Cioè, vuol dire che c'era una rottura, la stava riparando. Sì, vabbè, ma manutenzione ordinaria o straordinaria. Buttiamole via. È nata male quella. Buttiamole via. No, sindaco, l'ultima cosa. L'ultima cosa. Perché si blocca. La mega chiesa sotto il cimitero, si farà o non si farà? Nessuno me ne ha più parlato, quindi penso di no. Ecco. Grazie al sindaco Alessandro Ghinelli, buon anno. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti, buonasera.